Cari amici Doll for Shooters, nella video lezione di oggi andremo a vedere cosa fare e come muoversi in caso di furto dell'arma da difesa personale. Prima di tutto è necessario chiarire cosa si intenda per arma da difesa personale. L'arma da difesa personale è quell'arma, in genere arma corta, che un soggetto porta con sé per difendere la propria persona. Per possedere un'arma da usare per la propria difesa è necessario essere titolare di una licenza che viene rilasciata dalla prefettura, e cioè il porto d'armi da difesa personale. Per ottenerlo, oltre alla documentazione richiesta per il normale porto d'armi, sarà necessario dimostrare attraverso documentazione chiara ed esaustiva le motivazioni che spingono la persona a dover fare richiesta di andare armata. Sul piano logico possiamo affermare che la necessità di andare armati scatta nel caso in cui, per ragioni di carattere personale o lavorativo, la propria incolumità sia minacciata o potenzialmente in pericolo. Classico esempio è il gioielliere, il quale, trovandosi a maneggiare per ragioni di carattere lavorativo oggetti di grande valore e di ingenti somme di denaro contante, potrà fare richiesta di rilascio del porto d'armi da difesa personale. La validità di questa particolare licenza è quella di un anno. Il rinnovo non sarà in alcun modo automatico, sarà infatti obbligatorio per l'interessato produrre ogni anno la documentazione attestante motivazioni attuali ed immediatamente riscontrabili. Se per esempio il gioielliere cambia lavoro, allo stesso non sarà rinnovato il porto d'armi da difesa personale, a meno che non dimostri, anche in questo caso, di essere esposto a rischio. Vediamo la custodia delle armi. In questo caso ci interessa prendere in esame l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975 numero 110, il quale recita che le armi devono essere custodite applicando ogni diligenza del caso nell'interesse della sicurezza pubblica. Appare subito chiaro che il legislatore del 1975 ha utilizzato appositamente una dicitura vaga, cioè quella di ogni diligenza del caso. In questo modo, a questa dicitura, e quindi all'articolo 20 della legge 18 aprile 1975 numero 110, saranno sottendibili tutta una serie di fattispecie di ampio respiro. L'interesse che viene ad essere tutelato, quello che la dottrina chiama bene costituzionale tutelato, è la pubblica sicurezza. Appare infatti chiarissimo come la stessa sia irrimediabilmente minacciata nel caso in cui chiunque abbia disponibilità di armi, anche persone che non presentino quei requisiti di affidabilità necessari per possedere armi. Vediamo il furto o lo smarrimento di armi. La possibilità che ad essere rubata sia proprio l'arma da difesa che il soggetto porta con sé magari in fondina è eventualità tutt'altro che remota. È infatti possibile che la persona dimentichi erroneamente un marsupio o la borsa contenente l'arma magari in uno studio medico per fare un controllo, addirittura al tavolino del bar. Appare assurdo, ma fidatevi che accade più spesso di quanto non si creda. Che cosa accade in questo caso? Nel caso in cui, tornando indietro, l'arma sia sparita, la prima cosa necessaria da fare sarà allertare le forze dell'ordine. Fatti i dovuti controlli, è plausibile che le forze dell'ordine contestino al soggetto la mancata diligenza nella custodia delle armi. Appare chiaro però che questa conseguenza non è automatica. Infatti l'arma non per forza verrà persa per mancanza di diligenza nella custodia della stessa, ma magari verrà rubata. In questo caso si dovrà denunciare il furto della stessa. Sostanzialmente, quello che bisogna fare è adottare quelle misure che garantiscano la possibilità di accesso all'arma solo a noi stessi. Nel caso di un'arma da difesa personale, in questo caso, sarà necessario non solo custodire l'arma portandola in fondina, ma la stessa dovrà essere ben salda alla nostra persona, attraverso dispositivi che ne impediscano il prelievo forzato e non autorizzato da parte di chiunque. Noi Doll for Shooters sconsigliamo assolutamente di portare l'arma in modo diverso, all'interno magari di zaini o marsupi. Il rischio di prelievi non autorizzati o di dimenticare lo zaino da qualche parte è davvero troppo alto.